ci tengo a veramente a ringraziare tantissimo gli organizzatori, quindi BioBasic, l'Università di Pavia, anche per il modo eccellente come hanno organizzato il tutto, a partire dall'accoglienza veramente piacevole e calorosa, quindi grazie di nuovo. E a me è un po' l'arduo compito di iniziare a parlare di normative, che non è proprio l'argomento più stimolante del mondo, soprattutto per chi non è addetto al settore, magari per chi non è molto familiare con queste cose. Vediamo di... Io avevo presentato delle slide che ovviamente mappano un po' quello che è il percorso normativo e regolamentare che presiede al campo dei dispositivi medici. Cercherò, parlando, di renderlo il più pratico e concreto possibile, tenendo conto che a quanto ho capito, insomma, la platea è un pochino eterogenea, no? Quindi ci saranno persone in platea che avranno un grado di familiarità con parole derivanti dal mondo regolatorio, quindi con normative, un po' diverso, e così anche diverso sarà anche magari il grado di interesse a seconda del ruolo che ognuno di voi ha, per cui vediamo di rendere la cosa quantomeno comprensibile, ecco. Allora, ho pensato di presentare oggi questi quattro punti in maniera tale da dirvi inizialmente che cosa faccio, chi sono, e poi da vedere un po' insieme, da fare una panoramica su quello che è il mondo regolatorio, di nuovo sui dispositivi medici, andando a focalizzare l'attenzione su quelle che sono le principali novità, perché, come è stato accennato prima appunto da chi mi ha preceduto nell'introduzione di poco fa, stiamo vivendo una importante fase di passaggio dove tutto ciò che era il framework regolatorio che c'era fino al 2021, che quindi ha governato questo mondo per decenni, scusate, il 2021, è stato praticamente abrogato e ha lasciato il posto ad un nuovo regolamento che ha portato diverse novità con impatti anche rilevanti un po' su tutti gli attori che sono coinvolti nel mondo dei dispositivi medici, quindi a partire dalle autorità competenti che effettuano i controlli fino al fabbricante o comunque la persona che è responsabile della vendita, dell'immissione sul mercato del dispositivo medico, e poi anche a tutti i ricercatori e gli operatori che lavorano nella progettazione del dispositivo, nei dati, nelle verifiche, negli iter di validazione delle funzionalità del dispositivo. Allora, io lavoro in Bureau Veritas. Bureau Veritas è un organismo notificato, che significa che è un organismo, è un ente che è autorizzato dalla Commissione Europea in congiunzione con l'autorità competente, che in questo caso per noi, per l'Italia, è il Ministero della Salute, ed è autorizzato ad operare in vari settori, tra cui anche il mondo delle certificazioni del mondo medicale, per cui siamo un po' i controllori, abbiamo questo mandato di controllare e verificare la conformità di un prodotto e di un'azienda che appunto vuole vendere dispositivi medici nel mercato europeo. Bureau Veritas è una struttura che è diffusa a livello internazionale, questi sono semplicemente dei numeri, tanto per farvi capire che la nostra estensione è anche geografica, quindi contiamo in tutto circa 1600 uffici e laboratori, sia in Europa sia in paesi extraeuropei. Il grosso, ovviamente, del business è in Europa, a seguire la parte asiatica e poi, diciamo, paesi minori. Questa è la nostra suddivisione in Italia, per cui in Italia siamo composti da un team che conta circa 900 dipendenti. Tra chi siamo? I dipendenti sono persone con expertise e qualifiche specifiche a seconda della tipologia di prodotto e di servizio che si intende valutare ai fini della certificazione, ai fini dell'immissione sul mercato.
e come vedete, diciamo, in tutti questi servizi che noi facciamo, sì, c'è il mondo delle certificazioni, che è questo 8% che include anche il mondo dei dispositivi medici, però diciamo facciamo la nostra attività anche su altre tipologie di servizi, dall'edilizia alle infrastrutture, al food, quindi tutto il mondo agroalimentare e anche prodotti di consumo e marina offshore, che non posso non menzionare perché è un po' il mondo da cui Bureau Veritas è partito, dalla casa madre che è francese. Arriviamo a noi. Quindi arriviamo a noi, ci caliamo nel mondo dei dispositivi medici e come è stato introdotto già prima, come ho già anticipato, siamo alle prese con questo nuovo regolamento. Quindi perché un nuovo regolamento? Le motivazioni sono tante, però in questa slide ho raccolto un pochino quelle principali. Allora, innanzitutto è un regolamento europeo, quindi si pone sicuramente l'obiettivo di uniformare, omogenizzare tutti quelli che sono gli iter di approvazione, di certificazione in tutti gli stati membri, per cui un fabbricante che è autorizzato ad immettere un prodotto sul mercato secondo il regolamento lo può immettere in tutti i paesi dell'Europa. L'altra cosa è che, come ho detto prima, il regolamento era preceduto da una direttiva, che è la direttiva 9342 sui dispositivi medici, che per decenni ha governato e ha dettato le regole del mondo dei dispositivi medici, solamente che negli ultimi decenni abbiamo assistito anche ad una forte innovazione e sviluppo nel mondo medicale, con la fuoriuscita di molti più prodotti, e quindi sono cambiate anche le esigenze, quindi era anche doveroso aggiornare il panorama regolatorio in maniera tale da far sì che la legislazione potesse ancora essere valida a far cosa? A garantire la salute e la sicurezza dell'utilizzatore e del paziente finale, tenendo conto però di tutto il processo innovativo e della tecnologia che intanto negli anni aveva fatto sicuramente un grande salto. E poi, non ultimo, tra i motivi principali che ho voluto qui annoverare, è sicuramente che il nuovo regolamento si pone l'obiettivo di andare a colmare un po' di debolezze che le precedenti legislazioni avevano mostrato. Debolezze che nella pratica si concretizzano con esempi che sono stati, insomma, discussi ampiamente nei telegiornali e nei quotidiani, per cui penso, insomma, che tutti ne conosciate, però ecco, ci sono stati degli episodi in cui ci sono state delle grosse problematiche con alcuni dispositivi medici che erano sul mercato, che in realtà non erano così sicuri come si ipotizzava. Per cui ecco, il nuovo regolamento ha sicuramente ristretto tutto quello che è i controlli e ha reso i requisiti molto più rigorosi e molto più anche prescrittivi, in maniera tale da sì garantire il libero mercato, garantire l'innovazione, garantire che il prodotto sia sul mercato, ma garantire che ci sia sul mercato un prodotto che è sicuro. Basta pensare che in questa slide ho semplicemente voluto riportare qualche numero solamente per farvi capire che la precedente direttiva erano più o meno 40 pagine, il regolamento sono oltre 200 pagine, con un sacco di allegati specifici per tipologia di dispositivo che si intende trattare, quindi richiede una precisione e un'anche verticalizzazione che prima non era sicuramente presente. E il nuovo regolamento viene utilizzato insieme a altrettante numerose linee guida che si chiamano MDCG, MDCG perché sono pubblicate grazie a questo gruppo di lavoro che è il Medical Device Coordination Group, appunto MDCG, che ha il compito di emanare queste linee guida per far cosa? Per dare degli orientamenti anche interpretativi specifici dei requisiti del regolamento. Ora vediamo un po' a che cosa si applica questo regolamento, quindi
quali sono quegli, le persone, gli attori che devono essere interessati un pochino a, a questa presentazione e ad entrare dentro al regolamento. Fondamentalmente il regolamento vuole coprire, è necessario rispettare il regolamento quando si intende immettere sul mercato un dispositivo medico ed è necessario nel territorio dell'Unione, è necessario conoscere e rispettare il regolamento anche nei casi di indagini cliniche che riguardano dispositivi medici, soprattutto laddove queste indagini cliniche siano volte poi alla dimostrazione della conformità di un dispositivo, quindi siano volte all'ottenimento della marcatura CE. Quindi quali sono i prodotti che rientrano nel regolamento? Sono i cosiddetti dispositivi medici. Che cos'è un dispositivo medico? Un dispositivo medico è un prodotto che fa almeno uno dei quattro punti lì elencati, quindi fondamentalmente si occupa di fare, diagnosticare o trattare patologie, lesioni, disabilità, eccetera. Come se ne occupa? Se ne occupa mediante un meccanismo d'azione che deve essere non farmacologico, non immunologico e non metabolico. Quindi fondamentalmente il meccanismo d'azione deve essere un meccanismo d'azione di tipo meccanico, fisico, in taluni casi chimico. E questo è molto importante soprattutto per una classe di dispositivi che sono cosiddetti dispositivi borderline, che non sono altro che dispositivi costituiti da sostanze che per loro natura, per loro composizione, ma anche per modo di agire, sono molto simili ai farmaci. Per cui è necessario distinguere se essi ricadono nell'ambito di applicazione del dispositivo medico e allora si applica questo regolamento, o se invece esercitano la loro efficacia, la loro azione principale mediante un meccanismo d'azione che appunto è farmacologico, e allora questo regolamento non c'entra niente e si applica invece il regolamento dei farmaci. Su queste tipologie di dispositivi il regolamento ha voluto introdurre molti requisiti aggiuntivi anche per la dimostrazione della loro conformità, data appunto questa peculiarità, quindi dato appunto che si pongono delle questioni particolari che sono legate proprio alla natura e alla composizione dei dispositivi che non si hanno invece in altre tipologie di prodotto. Questo regolamento si applica anche a delle categorie di dispositivi che sono dei dispositivi che in realtà non hanno una finalità medica, quindi pur non trattando una patologia, pur non diagnosticando nessuna patologia, ricadono nel campo di applicazione del nuovo regolamento perché da un punto di vista tecnologico possono avere delle stesse problematiche, stesse criticità, e quindi devono essere guardati con lo stesso livello di attenzione che il nuovo regolamento dedica agli altri dispositivi che hanno invece una finalità medicale. Questi dispositivi sono elencati in una sezione del regolamento che è l'allegato 16, e queste slide le vogliono semplicemente fare una lista di questi dispositivi. Sono in tutto 6 classi. Un esempio sono le lenti a contatto per finalità estetiche, quindi quelle colorate per intendersi, che però ovviamente come tecnologia, come anche modo di fabbricazione, devono sottostare a tutti quei requisiti a cui sottostanno anche le lenti a contatto che hanno invece una finalità correttiva, quindi medicale. Ci sono poi dispositivi, mi viene in mente, per epilazione, per anche i filler iniettabili a livello cutaneo per correggere inestetismi, appunto è una correzione di un inestetismo, quindi di per sé non è un trattamento di una patologia, ma rientrano di nuovo in questo, nel campo di applicazione, quindi si applica il regolamento. Facciamo una carrellata di quelle che sono le principali novità rispetto al panorama direttivo precedente. Io ho cercato di riassumere un pochino le novità in questi 9 blocchi che vediamo, scorriamo velocemente tutti insieme. Mi soffermerò più che altro su alcuni aspetti che magari spero possano dare dei punti di riflessione e per chi vorrà saranno poi elementi da approfondire in un secondo momento. A tal proposito ci tengo a sottolineare che io ho riportato il mio indirizzo mail nella prima slide, quindi eventualmente ci fossero richieste di approfondimento di
chiarimenti specifici anche dopo, da domani in poi, insomma, sono a disposizione. Allora, una di queste novità sicuramente è il campo di applicazione. Un po' l'abbiamo già visto, nel senso che il regolamento include anche i dispositivi senza finalità medica, cosa che non era così esplicitato nella precedente direttiva, però il campo di applicazione si è esteso anche ad altre figure che non sono solamente il fabbricante. Il regolamento ha prevede degli obblighi anche per mandatari, importatori, distributori. Ci sono degli obblighi generali, degli obblighi specifici, anche a seconda delle specifiche attività che ognuno di loro è chiamato a fare, e sono ad oggi regolati, quindi anche loro devono sottostare al regolamento, e spetta all'organismo notificato, cioè noi, quindi sotto mandato del Ministero, sotto mandato della Commissione Europea, andare a verificare che tutti questi soggetti rispettano quello che devono rispettare. Per quanto riguarda i dispositivi senza finalità medica, di cui ho già accennato prima, quindi non mi ci risoffermo, solamente volevo accennare al fatto che ovviamente, oltre al regolamento, ci sono da considerare altre appendici, chiamiamole così, che sono linee guida, che sono le regolamenti a sé stanti e specifiche comuni, così si chiamano, che sono state emanate proprio per coprire questa classe di dispositivi, perché ovviamente alcuni requisiti del regolamento si applicano, ma con qualche eccezione, perché non c'è la parte clinica, non c'è la parte di cura di una patologia, per cui questa parte è sostituita da una, anziché avere una validazione di tipo clinico, si ha una validazione di tipo prestazionale, di performance. Stessa cosa per quanto concerne la parte di analisi del rischio. Questa è una novità che ha un impatto, direi, molto rilevante, non solo perché tutti i fabbricanti che fino ad ora producevano e mettevano sul mercato questa tipologia di apparecchiature non avevano, fondamentalmente non erano regolati, ma anche perché queste appendici al regolamento, quindi queste specifiche comuni che devono dettagliare l'applicazione di requisiti specifici, non sono ancora state pubblicate. Quindi fondamentalmente siamo un attimo in un limbo che ricade sicuramente su quei poveri fabbricanti che non sanno come fare ad immettere sul mercato il prodotto. Ovviamente sono in procinto di pubblicazione, nella pubblicazione c'è già un draft che sta circolando ed è praticamente un draft finale. È previsto anche un periodo transitorio, però ovviamente, insomma, ci vuole il tempo di leggere, metabolizzare e di mettere in atto. Un'altra delle novità è la classificazione. Fondamentalmente, per chi non è proprio familiare con questi aspetti, qualunque tipo di prodotto, qualunque tipo di dispositivo medico viene classificato da una classe che va dalla 1 alla 3 in base al rischio, del dispositivo. La classe 1 è una classe con il rischio più basso, la classe 3 è quella con il rischio più alto, e ovviamente i requisiti da rispettare sono diversi in base alle classi. In questo criterio di classificazione il regolamento ha previsto delle regole ad hoc per attribuire la classe soprattutto ai software e ai dispositivi a base di sostanze, i cosiddetti dispositivi borderline di cui parlavo prima, ed in particolare su quest'ultimo punto c'è un impatto molto importante, perché questa nuova regola di classificazione, che è la regola 21, numero 21, automaticamente non consente la classe 1, quindi la classe di rischio più bassa che fino ad ora era ammessa, consentendo al fabbricante di mettere il prodotto sul mercato con un'autocertificazione, perché per i dispositivi di classe 1 non è richiesto l'intervento dell'organismo notificato, adesso questa cosa non è più possibile qualora il dispositivo mi ricada sotto la regola 21, quindi ci sono sicuramente requisiti aggiuntivi che vanno dalla classe 2A, 2B e 3, e poi c'è l'intervento dell'organismo notificato che fino ad oggi non c'era. Oltre a questo, c'è anche da dire che per i dispositivi a base di sostanza, qualora queste sostanze vengano anche assorbite a livello sistemico, è prevista non solamente una valutazione da parte dell'organismo notificato, ma anche dell'autorità competente per i farmaci.
autorità competente per i farmaci, che è chiamata ad esprimersi su, sulla, su alcune caratteristiche che in particolare riguardano queste parti qui in, in grassetto, quindi riguardano la parte di distribuzione, assorbimento, metabolismo, escrezione, tolleranza locale, tossicità, che sono concetti un pochino più tipici e familiari con il mondo del farma piuttosto che con il mondo del prodotto medicale. Quindi ovviamente c'è da prevedere un doppio iter di certificazione. Ci sono stati poi delle novità per quanto riguarda i requisiti di sicurezza e prestazione, che sono elencati in un allegato, l'allegato 1 del nuovo regolamento, elenca tutti questi requisiti c'erano già con la direttiva, non è che sono stati stravolti, sono stati ripresi, però sono stati resi molto più dettagliati, sono stati ampliati, sono stati resi più rigorosi e sono stati aumentati aggiungendo anche alcuni requisiti che vanno a coprire determinate tipologie di dispositivo, cosa che prima non erano considerati. Questo basta pensare che praticamente il nuovo regolamento dedica 10 pagine all'elencazione di questi requisiti che vengono divisi in 13 categorie che io ho qui elencato, ed ogni categoria sarà specifica per tipologia di dispositivo. Impatto anche su quella che viene chiamata documentazione tecnica, che prima con la direttiva si chiamava fascicolo tecnico, è la stessa cosa, sempre documentazione tecnica è, però il regolamento, cosa che prima non c'era, definisce un indice preciso di contenuti e dà molta enfasi su alcuni aspetti, soprattutto sulla parte di dimostrazione, quindi di verifica e validazione del prodotto, quindi come si fa a dimostrare che il prodotto è efficace e sicuro. Questo include anche la parte di valutazione clinica. E ci sono poi, nella documentazione tecnica dovrà prevedere delle parti in più aggiuntive per particolari classi di dispositivi che hanno per sua natura dei requisiti aggiuntivi, quindi possono esserci i dispositivi contenenti un medicinale, dispositivi che sono fabbricati utilizzando derivati da cellule e tessuti animali, dispositivi a base di sostanze che sono i borderline di cui mi riferivo prima, dispositivi contenenti interferenti endocrini o comunque sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, dispositivi che vengono venduti sterili, dispositivi che vantano una funzione di misura e dispositivi che per poter funzionare devono essere collegati ad altri dispositivi. Quindi per tutte queste cose sono richieste del materiale in più, delle verifiche aggiuntive, delle dimostrazioni aggiuntive. Queste dimostrazioni passano sicuramente, come ho già detto, anche dalla parte clinica, quindi il nuovo regolamento mette veramente una lente di ingrandimento gigantesca su tutto ciò che è la parte di evidenze cliniche, che deve essere sufficiente su basi scientifici obiettivi al fine di dimostrare la conformità di quel specifico dispositivo. Quindi non consente molti escamotage che invece prima con la direttiva trovavano in qualche modo campo. Per cui prima si usava molto riferirsi a letteratura scientifica pubblicata di dispositivi i cosiddetti equivalenti al dispositivo che si intendeva mettere sul mercato. Questo concetto è ancora consentito, ma con delle regole molto, molto, molto più precise, che consente in realtà un'applicazione solamente in pochissimi casi. Per tutto il resto bisogna produrle queste evidenze cliniche. Quindi da lì è molto importante la parte appunto di ricerca. E la parte anche di a monte, cioè quella di pianificare una strategia di verifica e di validazione. Ha previsto anche in questa verifica di valutazione di conformità, il nuovo regolamento prevede dei controlli specifici, della documentazione specifica, non solamente nell'atto in cui un prodotto deve essere immesso sul mercato, ma anche nell'atto in cui il prodotto è già sul mercato. Quindi prevede che ci sia un aggiornamento dei dati in quello che viene definita sorveglianza post vendita, che praticamente deve durare per tutto il ciclo di
vita del dispositivo, il che vuol dire da quando il dispositivo nasce e viene progettato a quando il dispositivo viene gettato nel cestino perché non è più utilizzabile. E il nuovo regolamento ha previsto dei documenti specifici in particolare che servono per rendicontare queste attività di sorveglianza sul mercato, che sono questi documenti che io ho qui descritto e che praticamente devono essere continuamente aggiornati dal fabbricante e valutati dall'organismo notificato. Questi aspetti, cosa importante, si applicano in realtà già anche a quei dispositivi che sono già sul mercato in accordo alla precedente direttiva, però per tutto ciò che è la sorveglianza si applica già questo nuovo regolamento, quindi tutti i fabbricanti che hanno già dei dispositivi sul mercato non sono immuni dall'applicare questo regolamento anche se hanno ancora un certificato direttiva ancora valido. Uno degli ultimi aspetti, poi ci siamo quasi, che credo sia una novità impattante, è che il regolamento ha introdotto una figura nuova che non era così definita nella direttiva, ed è questa persona responsabile del rispetto della normativa. Chi è questa persona? Questa persona è una figura che deve essere all'interno dell'azienda fabbricante del dispositivo, quindi dell'azienda che è responsabile dell'immissione sul mercato del dispositivo, ed ha il compito fondamentalmente di rendersi garante della conformità del dispositivo una volta che questo viene venduto sul mercato. E il nuovo regolamento definisce anche quali sono le sue responsabilità, quali sono i compiti, e definisce anche le qualifiche che questa persona deve avere per svolgere questo ruolo. L'unica deroga, se così si può dire, che il regolamento consente è dedicata alle piccole e microimprese, perché per questa tipologia di azienda è richiesta la persona responsabile del rispetto della normativa, però può non essere una dipendente diretta dell'azienda, ma può essere per esempio una persona assunta con un contratto di collaborazione esterna, purché sia dimostrata che è a disposizione praticamente su base continuativa nel territorio dell'Unione. Già accennato prima, fondamentalmente tutti questi aspetti convogliono poi nella domanda di certificazione che viene rivolta all'organismo notificato, che ha il ruolo di verificare e la documentazione tecnica e tutta la parte di sistema, quindi procedure, qualità, eccetera, in cui si muove un'azienda, al fine poi di verificare che tutte queste cose siano conformi e di emettere il certificato. Quindi il certificato viene emesso, il certificato e la marcatura CE del prodotto viene apposta una volta che da un punto di vista di prodotto si è conformi, da un punto di vista di processi aziendali si è conformi, e questo ITER prevede, come ho già detto prima, anche la consultazione di altre autorità in questi casi. Quindi se io ho a che fare con uno di queste tipologie di dispositivi, dovrò consultare anche l'autorità competente, prevedendo, secondo quello che il regolamento dice, delle tempistiche aggiuntive a quelle dell'organismo notificato, che variano in generale da 60 a 210 giorni a seconda del tipo di dispositivo e dell'autorità consultata. L'ultimo in particolare che riguarda i dispositivi di classe 3 impiantabili e anche dispositivi di classe 2B attivi che rientrano in regola 12, richiede in realtà che la valutazione clinica passi anche al vaglio di quello che viene definito gruppo di esperti. Quindi oltre all'organismo notificato c'è un gruppo di esperti unicamente per la parte clinica, per la parte di dimostrazione clinica. Dulcis in fundus, il regolamento ha previsto altre due cose. Uno è una identificazione, viene chiamato sistema UDI. UDI non è altro che un Unique Device Identification, che è praticamente un modo di identificare in maniera univoca il dispositivo per assicurare cosa? La tracciabilità, una volta che il dispositivo è sul mercato, tracciabilità del dispositivo e di ogni singolo componente che compone il dispositivo. Questo è giusto per farvi un esempio, per farvi capire cos'è l'UDI. Quindi l'UDI è composto da tre sottocodici che identificano il prodotto, l'unità di vendita, e il regolamento dice anche dove devono essere messi questi codici, e ci sono poi delle agenzie autorizzate tipo GS1 a cui il fabbricante si rivolge per ottenere questo codice, che poi nella pratica è il codice a barre che vediamo in etichetta, solamente che questo codice a barre è
fatto e formato tenendo conto di alcune regole e deve avere delle informazioni che sono prescritte dal regolamento. L'ultima, poi ho finito, EudaMed. EudaMed che cos'è? EudaMed è una banca dati che è stata introdotta dal regolamento ed è una banca dati a livello europeo. È una banca dati, questa è una cosa, una novità impattante ed importante, perché è una banca dati divisa in moduli che sono qui sotto rappresentati. A seconda del modulo, a seconda delle informazioni che vengono riportate, hanno accesso a questa banca dati un po' tutti gli attori che hanno un ruolo nel mondo del dispositivo medico, quindi dal fabbricante al pubblico, al paziente, all'utilizzatore, all'autorità competente, all'organismo notificato. Quindi si vanno a popolare questi dati, ma è anche uno strumento ovviamente per cui tutti quanti possono vedere e consultare delle informazioni che sono pubbliche, essere informati dal paziente finale fino all'autorità competente. Le cose che ognuno può vedere e popolare dipendono un pochino dal ruolo di ciascuno. Queste sono le principali finalità di questa banca dati, che insomma sono anche abbastanza ovvie, che è sicuramente quello di avere una banca dati unica a livello europeo. Fino ad oggi c'era una banca dati gestita in maniera individuale da ciascun Stato membro, quindi ciascuna autorità competente aveva la sua, noi avevamo quella del Ministero della Salute. Adesso invece ce n'è una a livello europeo, per cui omogenizzazione, uniformazione, ma anche informazione e quindi trasparenza. Tutta questa carrellata non può non considerare un po' di riflessione su tempi e costi, perché poi alla fine, quando un fabbricante deve portare un prodotto sul mercato, investire sulla ricerca, investire su un team, deve avere un'idea di quelli che sono i tempi per ritornare poi con l'investimento. Sicuramente tutte queste novità hanno un impatto importante sulle tempistiche. Qui ci sono alcune, c'è un'elencazione che vuole tener conto dei principali aspetti che stanno impattando in maniera abbastanza importante sulle tempistiche di certificazione, e alcune le abbiamo già viste insomma nelle slide. Quindi sicuramente quando devo consultare un'autorità competente, sicuramente il fatto di produrre molta documentazione in più e di dover rispondere a requisiti in più con delle anche una parte di prove sul prodotto molto più consistente e importante, richiede tempo sia al fabbricante o comunque all'università o al centro di ricerca che sta dietro a queste cose e che ha bisogno dei suoi tempi per fare gli studi, richiedono tempo poi da parte dell'organismo notificato per valutarlo, tenendo conto che tutte queste cose devono essere preparate da expertise specifiche. Anche questo il regolamento chiede, quindi chiede delle qualifiche specifiche, e chiede delle qualifiche specifiche a noi organismi notificati per poter valutare ogni singolo aspetto. Quindi questo, oltre diciamo ad impattare sui tempi, impatta ovviamente anche sui costi. Questo, ho voluto proporre questa slide che ho semplicemente tratto da una survey che ho su internet, dove è stata fatta una indagine per stimare un po' quello che sono l'aumento, l'impatto del nuovo regolamento e l'aumento dei costi sul fatturato medio di un'azienda. Quindi un'azienda diciamo che produce il dispositivo, non un'azienda che controlla il dispositivo come quella che io rappresento. E si stima in generale che si possa avere un impatto dell'8 al 15% sul fatturato globale, che è un impatto importante, che è stato poi suddiviso sotto a seconda degli step. Quindi sicuramente c'è una parte importante nella parte di ricerca e sviluppo, nella parte clinica, oltre che di supply chain, quindi di controllo di tutto l'iter di tutto il processo di fornitura. E niente, io direi che spero di non aver sforato troppo i tempi e cedo il testimone. BioBasic Europe, expert in innovation.